bande te ianua e ti munda pelu ostende, Dante gridò in latino. Il braccio teso davanti a sé mostrò il sasso di Bernardo. La porta diventò di un rosso acceso, incandescente, e ci abbagliò lo sguardo. Poi si inarcò come fosse cosa viva. Dante allora gridò senza riguardo: apriti! E giacché la porta non si apriva, scagliò il sasso. Allora un gran calore ci investì, come la vampata che ti arriva aprendo un forno. Una fiammata, un gran chiarore. Dante avanzò riparandosi col braccio, mentre il portone si aprì senza rumore. Oltre la porta un balconcino, angusto a faccio, si protendeva senza alcuna protezione su un baratro che mescolava fuoco e ghiaccio, luce ed ombra, pensiero e condizione. Sotto di noi tutto era piccolo e distante, esseri nudi scavavano carbone, davanti il gelo, dietro un calore soffocante, si accanivano con le unghie alla parete. Qui il carbone era la materia più importante, come lo sono le ostie per un prete. Si affannavano scavando in grandi fosse, mostrando le nudità intime e segrete, flacci di membri in corpi enormi, poppe grosse, nell'aria odore di capelli bruciacchiati. Un uomo in bianco con la voce li percosse, bestemmiavano contro colui che li ha creati, ringhiavano spalancando fauci nere come lupi rabbiosi da un demone aizzati. Al centro della scena un gran braciere forgiato in bronzo, ogni lato quattro passi. La brace rossa illuminò le anime nere e niente li impedì che io guardassi. Sopra il braciere a mezz'aria stava sospesa una possente griglia in verticale, un quadrato di ferro, un cerchio, e il centro corrispondeva all'incrocio in diagonale. Come incollato, con braccia e gambe spalancate, vi stava sospeso il principe del male. Notai che non c'erano ganci né catene che lo fissassero alla graticola rovente. Domandai a Dante: che cosa lo sostiene? E lui: d'umano a prima vista niente, ma guardagli il petto, e gli tremò la voce. Satana, il più crudele, il più potente, trafitto al cuore da un solo chiodo della croce. Guardai la griglia, la vidi più vicina. Non temere, mi disse Dante, non ti nuoce, basta un chiodo se dentro c'è forza divina. Ma più guardavo, più diventava grande, si contorceva come una vipera assassina. Ho io risposte per le tue domande, mi gridò, e il suo alito giunse fino a noi. Non è Cristo che diventi, non è con Cristo che diventi grande, non l'hai capito? Il mondo sta con noi. Poi diventò donna, nuda, procace ed invitante. Non prendere ad esempio gli eroi. E poi fu bestia e fu terrificante. Le braccia come due ali di dragone, muso di lupo, la pelle a squame orripilante, i piedi con due zampe di caprone. Poi
tornò uomo la camicia bianca. In greco antico intonò una mia canzone. Ho io per te tutto quello che ti manca. Veniat regnum meum, urlò in latino. Si trasformò in mia madre, vecchia e stanca, che portava per mano me, bambino. Fui io da giovane, poi io adulto, la mia vita mi sciorinò come il bagliore di un mattino. Urlò qualcosa nella lingua israelita, poi in spagnolo disse: abbiura la palabra, prima che la tua storia sia finita. E gli uscivano come diamanti dalle labbra, in basso, messi ai due lati del braciere, c'erano due tipi con la pelle glabra. Uno minuto, e vederlo lì fu un gran piacere. Si affannar a gettar carbone sulla brace. Dall'altro lato un suo collega di mestiere, un folle criminale ed un rapace di quel demonio che arrostiva sulla griglia, uno fu emulo e l'altro fu seguace.